Felice l'ingresso, figlia da me! Che bello. Oggi è un giorno speciale. Tanti auguri te. Tanti auguri a Fada. Per motivi e esigenze di tempo l'abbiamo velocizzata. Vecchio di me. Bene, io voglio assolutamente che voi dimentichiate che io sto diventando vecchio, perché mi sento ancora un quindicenne e quindi... Uno di quei quindicenni calvi. Ma ti abbiamo fatto un regalo. Cosa mi hai fatto? Guarda che mi fai male al cuore, Dai. Se mi stai prendendo in giro. No, ti ho fatto proprio un regalo. Non dovevi. Lo sai che l'amicizia è uno dei più grossi regali che puoi farmi nella vita proprio. Sì, però cioè l'amicizia è un regalo che poi posso anche riprendermi indietro, mentre questo ti resterà proprio a te nel cuore. Quindi è una cosa fisica, non è? Sì, è un regalone. Io sono curiosissimo, vai, chiudo gli occhi. Chissà che figata, raga. Tanti auguri a te. Posso aprirli? Devi aprirli sulla steccata che ho capito, ma dimmelo, no? Steccato. Proprio quello che volevo, Barlo. Hai visto? Ho chiesto un po' alla tua fidanzata, alla mamma. Cosa vuole di che più? Che mia madre te l'ha detto. Sì, quella puttana. No! Cos'è che vuole più nella vita, Fada? Oltre alla gloria sempiterna? I soldi. No, lui vuole commentare All Together Now! Iniziamo sta pagliacciata, era proprio vai! Proprio quello che volevo, ragazzi. Era proprio quello. Cos'è che è successo qua? Non Mediaset? Annulla. Cioè, non annullato tutto. Allora, cominciamo subito con questo fantastico programma. Ho sentito più o meno come funziona, ma non ci ho capito un cazzo. Guarda, è facile. È a metà tra Giochi Senza Frontiere e X Factor. C'hai 100 giudici, e in modo che se tu non ti piace un giudice, puoi fare, no, cambio giudice, cambio giuria, cambio paese. Quindi se sei lì puoi cambiare il giudice. Sì, comunque Mediaset ha preso quella del trick di Berlusconi, no, quando facevi il processo. No, satira! Si dire. I giudici sono a livelli, come le caste in India, no? Sai che in India sono molto religiosi, sì. Però quelle caste in sotto resteranno sempre lì. Quelli sopra buttano le briciole a quelli sotto quando stendono. Okay. Gli altri con la scopa sotto, ma non possono. Ma in India o qua? Ovunque. Come a giorni, a targhe alterne. Ho capito. Quando poi devono giudicare il concorrente, il malcapitato e anche il malparato. Addirittura. Cosa fanno? Chi sei tu per giudicare? Tu non sai cosa ho passato. Uh-huh. Gang gang scu. Oh, questo. Quindi, fanno, va bene. Quello. E J-Ax fa le faccette. Fa. Signor Greggio, signor Greggio. Però non c'è zio Greggio, c'è proprio del greggio, dei barili di petrolio con cui corrompono le giurie. Non ho ancora capito bene. Non ho ancora capito bene comunque. Però proviamo ad andare avanti. Comunque $100 al barile. Vabbè, sono troppo gli anni 90. Chi soldi ha preso quello che ha fatto sto jingle? Botto. Andiamo shine. Madonna. Oh. Ma cos'era? Little Less Conversation? Cosa? Chi è lei? Simona. Ostetrica. Ma comunque. Comunque. Wow. Ronnie Bluesman. Più su. Ciao. Questa è amica tua. Queste sono amiche mie. Questo amico tuo invece che fa il verme al contrario. Performer, eh? Eccoli. Ma cosa c'è? Zucchero Fornaciari che ha fatto? Non lo so, le però. No, eh. No, raga, gli anni 90. Vabbè, ma c'era anche Cini. Perché c'è Kibiusa? Non lo so. Guarda Valentina. Kibiusa. Vabbè, quanto dura questa roba? C'è Justin Timberlake. I got the music, man. Wow. Queste crisi di protagonismo. Anche meno la prossima volta. Lo so, c'è anche Cirilli lì che fa Tatiana. Tatiana. Perché? E non ha cantato lui. J-Ax c'è. Ellala! Donna, ma cos'è? Prego, maestro. Pronto? Vesicchio. Partenza. Vesicchio. 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 Via. Sì, ma con calma, no. Meno entusiasmo. Davvero dobbiamo ascoltare la musica che canta? Che abbiamo sentito i travestiti. E mi riferisco alla cosplayer. Sì. Vedi com'è un cono rovesciato. È come il girone dell'inferno dantesco. Che bella però comunque la. Sì, la musica di spalle? Sì. Barlo. Chiedo. Barlo. Chi? La musica. Oh. Bellissimo. No, raga. Raga, no. Non si può skippare? Raga, non si può skippare! No, ma chi è quello? Allora, chi è quello col baffo ricciato? Chi è quello col baffo, secondo te? Adesso voglio sapere, secondo te chi è quello col baffo ricciato? O è un cattivo di Crash Bandicoot? Esatto. Di Sonic. Sai chi mi ricorda? Dottor Eggman mi ricorda. Chi? Il dottor Eggman di Sonic, vai. Cioè, sono felicissimo. No, schippato troppo. Ma perché gesticoli come rapper? No, ho rimandato troppo indietro! No, ma ti odio, ti odio. E niente. Va bene. Ah.
A come sei vestito? Ma perché questi giudica? Ma chi è quello col ciuffo blondo? Vuole morire? Ma dove l'ha tirata fuori la voce questa? Ma perché? Non è, non sei allo stadio, è in curva. Che lanci cori con la ma mano. Ma sono 100, perché sembravano meno, eh. No, non sono 100. Sono... Colpo alla tigre. Il primo gang show musicale. Gang show. Gang show. E si canta. Mannaggia il cazzo. Oh, vai. È così, là, è triangolare. Il capo di questo muro, il capo. Jay. Il capo del muro. Oh, boss. No. Come va? Come ci si sente in mezzo a tutta questa gente? No, io sto benissimo. Cioè, beh, sono felicissimo di far parte di All Together Now. È un gioco che ti permette di vincere 50.000 euro. Andiamo anche noi. Ma perché non siamo ma lì? Ma perché non siamo lì? In media di quello che guadagnano. Dai, fidati che te li diamo su 50.000. Gli altri talent, quindi bella lì, un'esperienza nuova per me. Ma chi vince? Giudici? Sì. Cos'è hai che paura dell'altezza? Due dei ragni, dei fulmini. Io guarda, mi sento un po' come la suocera del muro. Che cazzo sto dicendo? Non lo so. Ma non è vero. No, le battute sulle suocere. Che schifo. Non si può. Ma come no? Ad aver tirato su un muro che non divide. E non solo il muro. Attenzione, perché lei memore della Germania dell'Est. No! Che rara, voi siete tutti microfonati. Sì, Michelle, va bene. Ah, forse qua stava spiegando il programma. Di cui non ce ne frega niente. È vero. Stasera possiamo. Allora, facciamo così, noi dobbiamo capire giocando. Riesce a controllarsi. Mi arriva l'agitazione. Di chi? Ma incento. L'agitazione è un secondo momento. Però aspetta. Incento microfonati, però non parlano tutti insieme, parlano ognuno. Sì? Ho 21 anni, sì? Vengo dal Tamura, ma un giorno vorrei diventare una cantante famosa. Non è che sei in mezzo alla gente come, che ne so, i vari talent, no? Dove c'è il pubblico dietro. Sei davanti a 100 persone plotone, che ti guardano. Un plotone di esecuzione, ma io sono... È terrificante. Sono in fissa sulle scarpe. Praticamente ho le scarpe a punta borchiate. Sì? Che queste borchie creano un cono, no? Metafisico in cui tu vieni catturato. Sì. Piuttosto di lei che canta, guardo quelle scarpe bruttissime. Esatto. Ho una sorella gemella. Dov'è? E lei vorrebbe fare il magistrato. No! Andiamo via. Io non so mai adesso se quella che canta è il magistrato o la cantante. Tu non puoi giudicare chi ti giudica. E poi sta cosa che i magistrati non possono essere giudicati. Posso fare un appello a Silvio? Che forse ancora io mi appello alla clemenza della corte. Silvio, lo sai che la storia non ci ha dato ragione sui magistrati? Perché fai partecipare questa gente? Ma no, ma adesso c'è il figlio, Pier Silvio. Pier Silvio. Gianfilio. Come il papà. Satira. Un sogno. Oggi cercherò di realizzare il mio. Ma se tu stavi a casa a dormire, questo sogno continuava. Belle gambette. Ma perché, ma Iva? Io la amo, Iva. A me piacciono molto. Ti piacciono le donne? Giuro, le donne. Giuro. Che ne ho già visti un paio ambigui. Male, no? Male, se ti piace il cazzo. È fantastico. Dillo. No, vabbè, dai, però se ogni tanto vuoi farti un salto sulla minchia. No! Secondo me spaccherà. Probabilmente 50. Hai visto come non gliene frega un cazzo di cosa dice J-Ax a lei? Ma lei chi è? Vabbè, non lo so. Non so, guarda lei la faccia. È troppa ambiguità in questo caso. Sto dicendo proprio, guarda, non me ne frega un cazzo. Se state zitti, inizi anche a cantare la registrata qua. Vai. Piace la figa te? Sì. Chi è lui? Timothy. Lo so, però io amo Mietta. È un nome palindromo, Timothy. Timothy. Oh, comunque cominciano con qualità. Vabbè, qual è Mediaset, mica le voice, Grinzosa. Grinzosa? Ma perché alcuni si sono spenti e altri si sono accesi? Perché quelli purtroppo. Ha fatto la manina. La manina. Serba. Vabbè, se ne caprà di frutta lui, no? Certo. Scaricava le cassette al mercato fino a ieri. Ah, Barlo, era un cantante famoso e ballerino. Ballava sulle banane pure lui. Sai, credo, che io di tutta questa gente non conosco nessuno. E non voglio conoscerli. Cioè, voglio stare per i cazzi miei qua. Attenzione. Però c'è il giallo e il rosso, non c'è il verde. Quindi. Detto questo, questa ragazza. Oh, lei viene dal Tamura. Mica da. Come ha cantato Aretha Franklin. Aretha Franklin. Che swing. Che io l'amo. Che swing. Che swing. Swing. Bravo ragazzo. Ma perché è diventato? Scusa, ma non è singolo? Perché sta plagiando il ragazzo che c'ha a fianco a lei? Ti piacciono le donne? No, perché ho visto i tuoi amici. Poi vi vestite già così ambigui. Ma perché? Non c'è niente di male. No, vuoi per fare... carità.
ogni tanto scappa, però mi è piaciuta molto. Io ho sentito che la Bencina invece ha detto che non cosa? Non perché era molto convinta della... Se mi sono alzato subito appena ci hanno dato il via, allora. Leva la mano dalla capsula. Non stai facendo i due concertini del cazzo. Nera come Carlo Conti ai Pizza. Come incazzata a Sonny Maioli. Due, voce nera come Carlo Conti ai Pizza. Per cantare bene bisogna urlare, ma invece secondo me l'importante è far arrivare le emozioni. Di urlare. Alexa è un androide venuto dal futuro? Sì, non è che hai detto androide. Simona, sì. Dai, vai. Vai, vediamo il prossimo. Con lui? Lui è Fratomo, forse. Perché? Lui è appena uscito dal lavoro, sì, credo. Sì, no, è vestito elegante, ma non troppo. Ma no, è uscito dall'ufficio. Ah, così va in ufficio. Sembra il maestro delle quarti elementari di matematica. È più maestro. Studente che fa legname, che arriva a casa per aggiustarsi l'armadio e invece ti chiama la moglie. Ecco, sì. Ma che fa legname hai avuto, Axe? Che problemi hai con quel lavoro? No. Sta annuendo. Sta annuendo? Allora. Ma ha capito dove cazzo è questo qua? Ma davvero sta annuendo? Che problema c'è? Ma che cazzo sta annuendo? C'è un sticker, poi li sale un attimo. È salita la cattiveria, sta annuendo davvero. I 25 minuti li salgono, Comunque quel tribale lì non lo vedevo dal 94. Mi sa che l'ha fatto proprio nel 94, la butto lì. Sai quelli del Cioè? Ma guarda cosa c'ha in mano, la testa di un uomo. Allo scalpo dell'ultimo che annuiva. Ma perché? Lei è così, li sale la Pash. Tanto. Cosa? Non mi fregate. Ah, vabbè, è diventata Barlo, ma... Sfotterei concorrente. Sì, comunque Michelle. Cosa mi ha salito? Michelle ti sente comunque. È lì e stai parlando. A parte che è lì, stai anche parlando al microfono. Ti sente, ho capito che non te ne frega un cazzo del rispetto per le persone. È l'ultimo dei tuoi problemi, perché tanto va bene, cioè, ma sfondi la porta aperta. Comunque, poverino, già i suoi problemi. Dai, lascialo stare, sentiamo che magari è bravissimo. Mente falegname che scappa con la famiglia, dai. Ma vedi che guarda, diciamo, adesso cerca di capire. Vedi, guarda noi. Lo studia, l'ho capito. Vabbè, Luke, c'è, se questo qui tira fuori una voce alla Bocelli, chi se ne frega? Esatto. Ti dicono non gli piace come è vestito. Beh, ma neanche a me mi piace come è vestito Luca Valenti. Luca, perché ti depili? Perché non crescono i peli, non vedi? Però ha dei ha un collo deltoide, no? Hai messo gli steroidi? Cosa? Ciao. Sono Amedeo Raciti. Sì. Ho 24 anni. Hai 24 anni? Complimentoni. No, aspetta, mi è saltata a bordo dei 24 anni. C'è rimasta anche Michelle. Minchia, Raciti. Sì, sì. Se ti vesti così, hai conciato così 24, ti arrivi alla metà. Ciao. Quanti anni hai, te? 36 oggi. Complimentoni. Vai. Tante lirica. Ricordo che quando ero piccolo... È la storia della sua vita, vai. Sta tirando fuori. Pensa. Oggi però io sono qui di fronte a voi. Per cantare, non per asciugarci. Non per asciugarci. Per cantare. Secondo me non ci ho parlato della lirica perché vuole metterci fuori pista. Secondo me canta le Spice Girls. Sì. Esatto. Ma come si muove? Oh, vabbè. Bella questa. Simona, stai tranquilla. Vedi, vedi. Mi ha detto no. Mi piace. Vabbè. Ma perché c'è Pietro? Perché è in after Pietro? Perché diventano gialli e rossi? Non capisco. Perché una è la cirrosi, mentre l'altra nessun dolore. Guarda lì, Gundabash tutti. Tutti lì? No. Non bisogna gridare, ma bisogna far arrivare le emozioni. Ti sta applaudendo pure Axe, bravo. Grazie, Jax. Yeah, Amedeo. Che sorpresa. Guarda, guarda il cazzo che ce ne frega. Ah, gli danno anche dei gettoni. Che possiedi l'arte di coinvolgere. Lei è morta dentro. Sì, con la versione Conchita Wurst di Giorgia. Concita Cisco invece l'ho visto cantare durante tutto spazzato. Che cosa no. È successo? Cosa è successo? C'ha una faccia simpatica. Quindi è architetto, studia architettura come me, che sono architetto. Continuo a fare l'architetto. Però mi aspettavo di più. Anch'io da un architetto mi aspettavo molto di più. Vuole fare fuori la concorrenza. Max deve parlare sempre? Sì, perché è il capo. Ah, ho capito. Esatto, perché io so che tu sei a un bivio della tua vita, tu sì? Sei lì che dici che cosa faccio? Vai a lavorare. Fai l'architetto. Per cui hai anche studiato. Hai scelto. Oppure è una figata pazzesca. Non è la domanda che ti abbiamo fatto.
questo tutta la vita. Questo tutta la vita. Vita. Però forse l'architetto è un po' meglio. Bravo Ax. Doccoio. Ax che ci vede lungo. Senti, fa il coglione che butti via l'architetto che comunque, hai studiato. Io da un architetto mi aspettavo molto di più. Cosa aspettavi? Molto di più. Cosa aspettavi? Molto di più. Andiamo avanti. Ho fame, non posso mangiare. Sono a dieta. Si è mosso in maniera perfetta. Ma no, non è Saviano. Era un po' teso all'inizio perché io sono ansiosissimo, quindi riconosco i miei simili. Ah. Però alla fine hai spento un interruttore, quello è acceso la vita. È acceso quello della musica, sei andato alla grande perché poeta. Troia, raga. Poeta. Raga, non fatemi più scrivere i testi. Poeta. Scusa, fanno tutti le challenge. Noi abbiamo qui questa cosa bella che tutti si alzano e cantano. Adesso vuoi che no? Dobbiamo farla anche noi. Facciamo una cosa vuoi? Dobbiamo vederci che canta. Dobbiamo far cantare Ax. Ok, e poi canta. Vi taggate, insomma, sui nostri profili. Ah, dobbiamo fare la challenge. Official, il tuo? The Real Instagram. The Real Instagram. Non sapeva dirlo neanche lei. Si alza l'idraulico. Sì, il falegname no, eh. Le più ripostate sul mio profilo, sì? Su quello di Mediaset, ma soprattutto su quello di Sunimao. Partecipate perché la cosa sì, guarda, lo sto già facendo. Guarda, perché non stai guardando? Sì, sì. Oh, sto cantando. Guarda, ti posso dire una cosa? Metti via la Huawei. Perché non se la sta passando bene ultimamente. Quindi Michelle mi ha tolto il cellulare. Volevo farti la storia. Dove voglio finire in galera io. Mi alzavo. A me piace tantissimo la giacca. Ma c'ha chietta Tiana quella. Alma Manera si chiama lei. L'unica cosa però non gli hanno finito la gonna. No. Questo è una gonna, la vedi? Tu hai detto che sei una zanzariera, poi hai detto una volgarità. Tu non puoi dire è la zanzariera della Bernarda. E non lo puoi dire. La zanzariera della Bernarda, non lo puoi dire. No. Però Iva. Io l'amo. Io lo so che ormai alla tua puoi fare il cazzo che vuoi, nessuno ti dice più niente. No. Però sei sempre in prima serata. Posso diventare Ho capito che gli sta facendo scuola al ragazzino. Intanto ti deve piacere le donne. Però non puoi dire la zanzariera della Bernarda. Un po' di classe. Già ti depili e non si sa se sei uomo o sei donna. Una cosa ma ti chi piace? Gli ha detto? Gli ha detto lei o lui? Lui a lei, per fargli capire a Iva Zanicchi, che sa perdere un po' i colpi, lui dice guarda, quella donna lì è la zanzariera della Bernarda. Lui è un genio della vita proprio. Mentre Iva l'ha ripreso, perché lui deve crescere un signorino a modo, se vuole ficcare come si deve. Ma perché si è preso a cuore come se fosse un nipote? So io perché. No! Vai! Adesso sta Iva. Ciao. Sono Rosy Messina. Ed è bellissimo guardarmi qui. Prego. Piangere, ti prego, che devi piangere anche me. Che devo fare solo una cosa. Andatene via. Che anche per voi sia lo stesso. Sì, no, pensavo piangere. Io ora. Cuore che le va l'impazzata. Piange. Cosa fa? Non so, gli è salito tutto insieme. Con sta gonna. Cosa fai? Cezzino. Però, raga, ma è la terza fortissima. Vai. Zitto. Ah, mannaggia il cazzo, che brava! Oh! Porca troia! Non mi fare per saltare il tumore! La grinta che esce! Guarda Marlo, la grinta che esce! Hai spaccato tutto! Sei naturale! Serial Instagram! Schippa! Hai brividi adesso! Sì, schippa! Ma come? Schippa, è brava, okay. Non mi frega un cazzo! Cosa fa? Estrazioni! Radio. Cosa fai? Saitama! Saitama! Si sta grattando il culo il tipo. Vabbè, ma c'è un problema. Ma chi è? Come cose? No! Oddio, sono stanco. Cosa fa? È fortissima! Vabbè, matta! Ax ci è rimasto male, talmente pazza. Sì. Non piangere! Cosa c'hai? Cos'è? La sinusoide. Ecco. La sinusite. I polipi. Anche lei? No. Cosa fa? 100-100? Io. Cioè, Chietra non fa. Non sono stato Chietra! Non mi fai un cazzo? No, sono addormentato. No, cosa. Ah, era questa? No, non era la pubblicità. Ah, non. Chietra, sei un merda. No. Perché non sei alzato? Per farsi odiare. Scusate! Beh, fiatone lei. Ha cantato Giorgia. Una maschera di sangue. Così. Fai paura. Io piango anche così, guarda. Scusa, qualcuno mi spieghi come si può piangere così adesso? Ha dei problemi. Piange ai cinesi. Lei cosa ha dei problemi? Fa due cose nella vita. Salta, grida e piange.
schizofrenica, non è brava, cioè, è tutto perfetto, dai, non ha... Terremoto, questo è il terremoto musicale. Però Ketra non è d'accordo. Ketra no. No, Ketra non gliene frega un cazzo, ha detto no. Ho sbagliato, scusami. L'energia arriva per forza. Sì, eh. In quanti vi siete alzati? 99. Cosa fai? Ma è pazzo. Sperma. Cosa sta guardando? Non paia? Voglio sapere niente. Adesso lo linciano, eh. Cosa fa? Vabbè, è pazzo. No, raga, fermate. No. Cercano di tirarla su dai 6 capelli. 6.000 euro di vestito sguarato. Credo di aversi dato un pugno in faccia davvero. No, questa cosa non mi piace però, eh. Cosa sta succedendo? No, Barlo. Cosa gli ha preso? Non è perché ha arrossato anche gli occhi. No, blocca, 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 ferma. Allora, a me questa cosa non mi sta bene affatto. Che se uno ha un gusto personale e non gli piace quello che piace a tutti, deve essere per forza bandito dal regno dei 100 giudici. Fuori, fuori, fuori. Io ho un pulsante, pulsante come il mio cuore. Se il mio cuore robotico ha un pulsante per attivare, speriamo, le valvole, Barlo, verso l'unico giudice, avrà le sue ragioni. È il mio compleanno, decido io, non me ne frega un cazzo. Vai. Sentire Ketra cosa dice. Può andare direttamente in finale. Eh no, giusto per quello, sa, deve giocare. È bravissima. È bravissima. Non ho detto nulla, però io vado molte emozioni. È una voce che ho già sentito, quindi non mi ha trasmesso niente. Comunque, ma Pingu, 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 Pingu. Ma lui non è cantante. Oh, Pingu. Distrutto in Bundabash. Sono male. Ma come? Era ora, ci ha dato la cazzo. Intanto l'estate è finita. Io praticamente vorrei comprare cosa? Una casa a Ketra. Aspetta, 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 aspetta. Lei vuole mettersi nel commercio di Ghisa, vendere dei termosifoni e con dei termosifoni comprare la casa a suo padre. Hai capito? Perché suo padre vive. Non si è capito, ma no. Lo vorrei con un giardino perché dovrei comprare dei gufi. No, raga. Se papà ha bisogno di una dimora, io sono contento che tu abbia avuto questo bellissimo pensiero, perché sappiamo cosa vuol dire viverla. Però se devo scegliere tra i termosifoni e il giardino, perché devo comprare dei gufi, assolutamente. Devo comprare dei cazzo di gufi. Ne vale della mia già fragile stabilità emotiva. Tu non sai cosa ho passato senza quei gufi. Devo fanculo mio padre. Padre. Perché? Non è proprio così. Guarda come sei illuminata quando parla dei gufi. Sì, i gufi. Comunque con 50.000 euro non te li compri i gufi, te lo dico. No. Una buona base, però. No, no, no. Ketra non gliene frega un cazzo. Guarda, questa si è messa a piangere all'inizio, già mi sta sui coglioni, ha detto Ketra. Che ha due obiettivi. Sì. Uno è quello di portare a casa 50.000 euro. Due sono i gufi. Mamma mia, non so, no, se è più bella la camicia, oddio, o la giacca. Non ho visto la camicia, ho visto la giacca. Eh sì, la cintura l'hai vista. Oh cazzo. Questo è... Questo almeno è un look che ti aggrada. Questo mi piace. Ah, oh, sì, ma è quella la senilità. Come genere, ecco, come bravo, bello, bello. Come genere. No, no. Ma che look insulso è? C'è soltanto lei. È troppo nero. Troppo nero. E poi troppo poco depilato. E poi ha già sviluppato la barba. Ma lui questa cosa non la può sopportare. Ecco perché non hai successo con le ragazze. Ma chi te l'ha detto? Ma lei è convinta. E lei è convinta. Non mi toccare la gamba, eh. Oh! Ma io l'amo, 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 l'amo. Le turbe di Iva Zanicchi. Le turbe di Iva Zanicchi. Secondo Iva Zanicchi, questo ragazzo, che io ignoro che sia, e non me lo vado neanche a googolare. No, ma perché, ma no, è bello scoprirlo. Ma non per cattiveria, non me ne frega un cazzo. No. Cioè, sto bene così nella mia ignoranza. Non è che dico che io so tutto, è che non me ne frega niente proprio. E se non me ne frega niente, sto per fare un occhio, perché veramente. Non è l'occhio, la salvietta per gli occhiali. Dai, l'hai spoilerato. Ecco, allora, signori, salviette degli occhiali, se volete sponsorizzarci, abbiamo un metodo di paragone che verso le altre salviette. Una dopo l'altra, bravo. Sì. Stavi raccontando. Quindi Iva Zanicchi è convinta che intanto se ti piacciono le ragazze. Sì. Due, siccome non hai peli e quindi non lo ricorda l'uomo rude degli anni 50. Evidentemente, secondo Iva Zanicchi, le ragazze non se lo filano. Non sapendo che le ragazze sono molto confuse. Ha ragione Iva Zanicchi, qual è il tuo problema? E comunque non toccarmi la gamba. Non toccarmi la... E non puoi dire zanzariera per la Bernarda. Raga, Iva Zanicchi, top player di questo programma. La butto lì. Dico che Donatella. Guarda, io sono molto interessato all'esibizione di questo artista. Guarda, vuol provocare. Guarda, guarda. Vabbè, che cazzo fai? Che cazzo stai facendo? Sto imbottigliando il Barbera. Perché adesso? Ma perché sono molto interessato all'esibizione. Ma ascolta, no, ma dobbiamo ascoltarlo. Ma io ascolto, mentre imbottiglio il Barbera, ascolto. Senti che bordello stai facendo? Oh, per fare se... veramente? No, aspetta, raga. Io con quello ci metto la... il cherosene nella stufa. Fai la gag, ma non mettertelo in bocca davvero. Vabbè, dopo il metanolo del vino 1 euro.
un po' di cherosene, magari sgorgo. Che adesso fa un po' freddino, magari ti sì. fa anche. Però anche l'espressione. Sono una cosa lunga, dice. Cazzo sta dicendo? Dice la Donatella. Nella vita realizzo video. Ah, sì. Continua a realizzare i video. E non vestirti, però. Diventi lieto fine per il mio film. Madonna. Madonna. Mia. Raga, Gigi D'Alessio. Invece... Beh, bel ragazzotto alla fine, no? Sono Imao, ma. Ok, all'ombelico del mondo. No, raga, no. Ragazzi, è il pezzo preferito di Daniele, questo. Voi non lo sapete. Vediamo se fa pure la feppola. La feppola. Mamma. Cioè, J-Ax ha i brividi della merda, eh. Mamma. È venuto il brivido della merda, J-Ax. Simpaticamente lo capisco. È disarmante. Ma poi sta facendo l'imitazione di Jovanotti, non sta cantando. È l'imitatore ufficiale di Jovanotti, infatti guarda quanto sono contento. Ah, infatti sì. Non bellico del mondo. Aveva recitato. Ah, non è che ha perso il fiato. Non vedo. 7. Madonna, non piace a nessuno, ragazzi. Giustamente. È piaciuto a 4 persone. C'ha ragione, Enzo Arbore. Dicevo, allora, le tiro una pietra o le tiro una bottiglia? Indovina chi è rimasta accesa, la Dallari e le tue due amiche. Quelle non so chi sia. Allora, sentite una cosa mezza regatron, gli è partito. Via, subito. Mietta, io riponevo in te le mie speranze. Beh, ciao Claudia. Claudia? Non so. Noi che siamo stati ovviamente lì di fuori tantissimo tempo dalla televisione italiana e stiamo ricominciando adesso a vedere, molti personaggi non li conosciamo e speriamo di imparare a conoscerli con questo programma. Io la televisione non la guardo, ma all'occorrenza la potrei fare, la butto lì. Così non sono influenzato e non rischi di farti influenzare da quello dalla che c'è bravura, già. Dalla bravura, la cosa, hai ragione. Soprattutto dalla bravura. Sì, come stiamo proprio per vedere, vai. Bravi. Dobbiamo ascoltare davvero tutta. Oh, no. Ce l'ha tagliata Mediaset, grazie. Grazie Mediaset, grazie. Allora, vediamo quanto ha totalizzato. Quanto? No, non avere fiato. Perché? Ah, perché fa le scale con i tacchi. Capito? 28. No, mi spiace. Così tanti? Ciao, le Donatella, buonasera. Buonasera. Sono Donatelle. E le ha toccato allora, il culo. Allora, io vi ho sentito un po' chiacchierare. Alzatevi pure adesso che vi avete visto. Pure. Tanto non vale come voto. Visto, chi è che aveva detto che era carino? Ma nessuno. Lei. Tutti hanno detto che era carino. No, è successo? Ogni volta lei ha una bellissima voce. Sì. Ti sei presentato. Ecco, ma cantando Marco no. Si sta vergognando. Ciao, Salvati. Lui è un grande autore televisivo. Oh, okay. Ah, ciao Marco. Tieni presente, Arcade Boy. Ma cosa? Cristo, perché proprio... ti stai facendo promozione? Si scrive Arcade Boy. Mi sei presentato dicendo fatemi vivere il mio film. Ti ho anche un po'. Secondo me Marco scende e gli tira uno schiaffo. Se non vive sto film, io che faccio? Da casa mi viene un'ansia pazzesca. Poi c'ha hai fatto ragione. Un pezzo che non è. Non è il tuo film. È da interprete. Non tu vai a fare una sfida di canto, vai a portarmi Jovanotti. Che non ha mai cantato. Nella sua vita proprio. No, ha sempre solo fatto propaganda. Propaganda e canzoni d'amore. Proprio il genere che mi fa cagare. Cioè, sei stato coraggioso, ma come si dice a Roma, tu sei romano, t'ha detto male, mi dispiace. Oh. Allora Davide, io verrei giù ad abbracciarti. Però non me ne frega un cazzo. Ti facciamo un grandissimo applauso. Mi raccomando. Mi raccomando, levati dal cazzo. Ma proprio lontano da noi. Il mio no non è negativo, è un consiglio. È un no? No, proprio mai, no. Sono qua. Io ho visto che tu stai facendo scuola. Mobbing con Luca. No, bombing. No, è come mio nipotino, cerco di dargli qualche consiglio. Perché mi ha detto delle cose, poi che lui si vergogna ad ammettere. Poi alla fine. Guarda Luca, guarda. No, Iva, ma sarai merda. Iva, ma che deltoidi ha questo ragazzo? Questo passa tutto il giorno in palestra a depilarsi. Ah, ho capito, in palestra. E lei dice un po' di cavolate a volte. Oh, comunque ha lo stesso vestito delle Donatella, Iva. Non trattare male Iva. Che... Guarda come tiene la mano. Tratti guarda come il contatto sì, fisico. Mi stai dicendo, senti, non fare i coglioni. Andiamo avanti. Permettere, Iva. No. Brava Michelle, staccalo. Pensando, guarda, lui è fidanzatissimo. Io ho insinuato che non c'è niente di male. E ho detto, ma forse ti piacciono anche i ragazzi, così. Io amo, io l'ho detto per scherzare. A palla. Luca, basta, Basta, Luca. E quindi è colpa di Luca adesso. Sto dicendo girarsi in modo che Luca sia il problema. Sicuramente Luca è un problema. Non è un problema. E ha un problema. È un bravissimo ragazzo e vedo anche che comunque è... Bravissimo a depilarsi, ma Iva, io dicevo per scherzare, mentre in realtà tutte le mie illazioni si sono rivelate veritiere. Quando la realtà supera Ivan Zaninchi, vai. È come se fosse mio nipote, lo tratto così, capito? Ma che rapporto ha con i nipoti? No.
no. Allora, visto che ti abbiamo qui nel muro, io chiederei alla nostra amica sei in Calabria che ti hanno nel muro la tua canzone. Qual è? Resa famosa in tutto il mondo. Vai Iva, vai Ivona. Veramente. Questo modo zingare. Non è il periodo politico elettorale migliore per intonare questa canzone. Pietta può fare quello che vuole. Ma perché la sanno tutti tranne io? Perché sei un animale incompreso. Un animale nano? Fate cantare Iva. Mamma mia, ecco perché avevo smesso di guardare la televisione. Perché poi arrivano queste cose. Perché questo è All Together Now. All Together Now. Non finiscono mai. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao. Raga, io direi che la puntata può finire anche qui per oggi. Almeno ci evitiamo. Primo episodio. Ci evitiamo che inizia a cantare Axe, che è 25 anni. Lo sentiamo, vabbè, bravo. Esatto, va. Esatto. Tutti in piedi, 100%. Passa in finale diretto, va bene. Vi ricordiamo che se volete continuare a guardare questa trasmissione qua con questo nostro commento, commento, like e condivisione sui vostri social. Arriviamo a 10.000 like se volete continuare questa reaction. Ma anche 15.000 like. Tanto non è che stai spendendo i soldi. Metti click. E almeno 1.000 commenti se volete la seconda episodio. Oppure sotto i commenti io ti insulto, così tu rispondi e mi aumenta l'interazione. Dice: ah, sono tanti commenti. Vabbè, io vado a editare sperando di non prendere troppe denunce. Speriamo. Ciao. Ciao.